Tizi, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. Torna a sfidarsi allo Stadio Romeo Neri Rimini e Imoli. Se lo scorso anno i biancorossi si imposero per 2-1, acquisendo la quasi certezza della promozione in Serie C. Prima dell'inizio del match, un minuto di raccoglimento per il presidentissimo della Rimini Baseball, ovvero Rino Zangheri, scomparso in giornata. L'inizio è però di marca ospite con questo tentativo fuori misura ad opera del numero 29 Mosti. Il Rimini risponde al 21esimo, grande sgaloppata di Scott Allotti che termina di fuori del rettangolo di gioco. Appoggio per Calombo, il centrocampista in maglia numero 26 deposita il pallone nei piedi di Piccioni che nel tentativo di anticipare l'avversario perde l'attimo vincente per battere il portiere Rossi, traversa clamorosa colpita dall'ex Teramo, Rimini vicinissimo al gol. Ma la formazione di Marco Martini colpisce al 37esimo, punizione dell'ex Gian Erminio Palma, pallone al centro dell'area di rigore raccolto nell'area piccola dal difensore Matteo Ferrani che realizza il suo terzo centro di stagione dopo quelli siglati a fermare Albino Leffe. Il replay ci mostra appunto la punizione battuta da Palma con l'inserimento perfetto in area di rigore e la zampata vincente ad opera del centrale difensivo in maglia numero 5, oggi a rientro dopo la squalifica scontata contro la Feralpi Salò. Ancora Rimini protagonista sul finire di tempo, siamo al minuto 44 e qui Simoncelli nello stop e nel tiro al volo fa gridare al gol la tifoseria biancorossa. Il pallone si alza di poco sopra la porta difesa da Rossi. Prima del fischio di chiusura, colpo di testa dall'altra parte ad opera di Checchi che termina alto. Ad inizio di ripresa il Rimini prova subito a mettere al sicuro il match. Qui grande apertura ad opera di Scott Allotti, contropiede da parte della formazione biancorossa con Calombo che porta avanti il pallone, uno sguardo lì al centro, velo di Piccioni, Scott Allotti raccoglie il pallone, il tiro, salvataggio in extremis di Checchi, protagonista lo scorso anno qui al Neri con il gol del pareggio. Ancora Imolese protagonista con Saber che entra in area di rigore. Qui tutta la panchina di Molese recrimina il rigore, anche i giocatori in campo, per l'arbitro non ci sono assolutamente gli estremi per fischiare il penalty. Ancora Imolese in avanti, scambio tra Sciacca e Saber, Sciacca poi pennella al centro, Valentini in acrobazia si alza il pallone e segue una perfetta rovesciata con la sfera che si stampa sulla traversa. Rivediamo ancora l'acrobazia dell'ex centrocampista del Sant'Arcangelo, traversa piena colpita dal numero 8 e capitano dell'Imolese. Iniziano i cambi, entra Volpe per il Rimini, ma ancora l'Imolese a cercare il pareggio. Qui direttamente a calcio piazzato Mosti alza la mira dall'angolo invece al minuto 82 con Bensaia che ci prova da fuori area, ma la sfera termina abbondantemente al lato e in contropiede il Rimini ringrazia. Minuto 88, Alimi, altro neo entrato, viene servito in profondità e viene atterrato questa volta da Rossi, il direttore di gara ben appostato, non ha dubbi, penalty per la formazione di casa. Dagli 11 metri ci presenta Michele Volpe che sigla il suo sesto centro in stagione, risultando il miglior finalizzatore del Rimini. Torna al gol anche Michele Volpe, era da un po' che non segnava per la formazione biancorossa. Rivediamo appunto il penalty trasformato ottimamente dal numero 16 del Rimini e qui termina una gara molto avvincente. Il Rimini torna al successo ad ottenere i 3 punti a distanza di un mese, l'ultimo successo risaliva in esterna sul campo della capolista Pordenone. E diciamolo pure apertamente, il Rimini vince e da lassù magari Zangheri ha dato una forte mano. Il migliore Calombo per il Rimini, sgaloppato a non finire, forza muscolare straordinaria, tanto da far gridare in tribuna i tifosi come mai un giocatore così fosse approdato a Rimini. Meriti del DS Tamaima, il numero 26 è imprendibile, a tratte il Guiebre delle stagioni passate in maglia biancorossa, in altre circostanze getta a terra pallone, avversari e perfino tribuna centrale del Neri quando serve a Piccioni, il pallone ed è possibile 1-0. Aggiungo un secondo nome, nessuno lo nota o in pochi l'avranno visto all'opera, ma Venturini sotto la cura Martini pare essere tornato lui, non passa un pallone dalle sue parti. Per l'Imolese tra i più attivi Saber, dinamicità al servizio della squadra con penetrazioni anche da Moviola, ma i compagni non lo assistono. Chiudiamo il servizio con un pensiero scritto da Adrian Ricchiuti sul suo stato Facebook. Zangheri e Bellavista ora assieme lassù guideranno i Rimini e fin qui ci siamo, ma la prima manovra, aggiungo io, si è già vista. Bellavista ha riportato nella sua terra il suo talento Calombo, mentre Zangheri è andato al sodo fornendo all'amico quello che nel baseball si chiama strike out, eliminato non dopo 3 ma bensì dopo 2 tentativi l'avversario chiamato Imolese.